La Toguzi V100 Mandello è una naked o una crossover? Secondo i responsabili della casa Lariana, potrebbe essere una sintesi tra le due. Per verificare se è effettivamente così, abbiamo preso due riferimenti dei rispettivi settori, come la Ducati Monster e la Honda NT 1100, per verificare se la nuova bicilindrica di Mandello sia effettivamente più orientata verso il mondo delle nude o quello dei viaggi. Della moto nuda, naked o roadster che sia, la V100 Mandello ha sicuramente la meccanica in bella vista ed è una vista molto piacevole per gli appassionati. Il tradizionale V2 trasversale a 90 gradi è stato però abbondantemente rivisto ed è completamente nuovo in effetti. Della crossover invece ha la posizione di guida con il manubrio in pezzo unico piuttosto largo, una posizione abbastanza seduta sulla moto, ma anche attiva. E poi, dal punto di vista tecnico, non manca il tipico cardano della Moto Guzzi, ma è un cardano molto evoluto, ormai nella guida non si sente quasi più. Poi c'è la protezione aerodinamica, che una naked vera e propria non ha del tutto in particolare il cupolino che si muove di 90 mm regolabile elettricamente e poi la nuovissima aerodinamica adattiva a cui Motoguzzi tiene molto, di cui sono molto orgogliosi i tecnici lariani. L'aerodinamica adattiva, come la chiamano a Mandello, è una novità assoluta nel mondo moto. Gli effetti con abbigliamento invernale sono quasi impercettibili, ma un minimo di comfort in più dovrebbero darlo nella stagione calda e in caso di pioggia. Roadster, nuda o crossover alla fine poco importa. Quello che conta è che la V100 mandello nel mondo motoguzzi sa di rivoluzione più che di evoluzione. La sola cosa uguale a prima è il bicilindrico trasversale con la V a 90, gradi, ma la distribuzione è bialbero in testa a 8 valvole. Le teste dei cilindri sono ruotate di 90 gradi, così aspirazione e scarico sono più rettilinei. Il nuovo motore è raffreddato ad acqua e si chiama Compact Block perché, rispetto al precedente V85 ad aste bilancieri, è più corto di ben 103 mm. Così il forcellone è più lungo, l'angolo di squat più favorevole, e nella guida ci si dimentica di avere la finale ad albero. Il motore 1042cc ha 115 cavalli a 8700 giri e 105 Nm a 6750 giri. La moto pesa in ordine di marcia 233 kg. E le novità non sono finite, anzi. La V100 ha molti primati nel mondo Guzzi, tra cui il ricorso all'elettronica. Parliamo di sospensioni semi attive, di serie soltanto sulla Mandello S, piattaforma inerziale a 6 assi, cornering ABS, cambio con quick shift in salita e in scalata. Ci sono quattro riding mode, sport, turismo, strada e pioggia, con la possibilità di variare in ognuno, erogazione, controllo di trazione e taratura delle sospensioni, oltre alla velocità a cui si aprono i deflettori. Di base è 70 km/h, ma si può scegliere una velocità tra 30 e 95 km/h. Poi c'è il plexiglass regolabile elettricamente su un'escursione di 90 mm, che nei trasferimenti toglie pressione dalla testa del pilota. Sulla Mandello S ci sono di serie anche le manopole riscaldabili su tre posizioni, il calore è però appena percettibile alla regolazione massima. Si sentono parecchio invece gli effetti di Riding Mode sul carattere della moto. In sport le sospensioni offrono un bel sostegno efficace anche su strade sconnesse, laddove in turismo diventano un po' troppo sfrenate. La modalità strada è una via di mezzo tra turismo per risposta del motore e sport per la taratura delle sospensioni. L'anima anche di questa Guzzi è comunque il bicilindrico, potente e pastoso, fluido fin dai regimi più bassi, ma anche ben disponibile all'allungo fino al limitatore. Veramente un gran motore, bello da vedere e da usare, senza le rigidità del passato e con un bel sound di scarico evocativo. È un motore che fa la moto, peraltro ben più maneggevole di quanto fossimo abituati con certe guzzi del passato, ma non ha perso la stabilità proverbiale dell'avantreno. Anzi, nei tornanti c'è ancora da spingere un po' sul manubrio per farla girare e in generale il comportamento è sottosterzante. Da migliorare la manovrabilità di cambio e frizione. In partenza e nei primi due rapporti sono poco modulabili la prima e duro il secondo. Poi a salire di marcia e di regime il quickshifter diventa più fluido e rapido. Comodo invece il sistema di blocco della seconda, che a moto ferma permette di passare dalla prima alla folle senza alcun problema. Eccoci qui sulla panchina gigante in oltrepo, una delle tante, giornata la, la pancona, giornata freschina, nonostante il sole che va a tramontare e siamo qui allora con Mario e con Davide per vedere se effettivamente questa Motoguzzi V100 è una sintesi, come dicono gli uomini di Mandello tra Naked Roadster, che dir si voglia, e una Cross Tourer. Sì, sì, sì. <ride> Anch'io direi di sì, Incisivo. possiamo andare a casa. Io sono, sono d'accordo nonostante non me lo aspettassi per niente. Da un motore, da una moto Guzzi, di avere un animo così a richiesta anche diciamo aggressivo. A richiesta. Quindi se uno la usa dandoci tanto gas, hai un ottimo motore che, che spinge forte anche in alto. E io sinceramente non me lo aspettavo. Una cosa così. Invece Mario non si aspettava che avesse i bassi belli come le vecchie Guzzi? No, no. Così belli belli no. Perché io parlo di bassissimi regimi, bassissimi. Da trattore? Quindi tipo, andare in mezzo al traffico, nel mezzo alle file di macchine con un filissimo di gas? Quello sono meglio certe vecchie Guzzi, certe vecchie Guzzi. Vecchia vuol dire anche la vuota 5TT, nel senso da asa bilancieri. Però questo motore è bello. E è un, Gu un Guzzi, cioè se, se ti bendi lo riconosci in folle perché si scuote. Questa cosa che i vecchi apprezzano e i giovani magari non capiscono. Invece se mi bendi e mi fai andare in giro non mi sembra più un Guzzi. Cioè non, non è una nota negativa o positiva, però non mi sembra più un Guzzi. Non, non sento più quel... Perché okay. di solito tu la Guzzi ti vedi, ben... ah questa è una Guzzi, invece questa no. Ma infatti questa è una Guzzi ricchissima, nuova. nuova, concettualmente nuova fino a un certo punto perché mantiene il suo motore a V di 90 gradi trasversale, mantiene un'avancorsa abbondante quindi l'avantreno abbastanza solido, però è un'asticella alzata nell'ambito della casa di Mandello secondo me è alzata perché ha anche tanta tecnologia la piattaforma inerziale a 6 ha un sacco di elettronica da regolare abbiamo visto che le sospensioni effettivamente cambiano parecchio no? tra sport e turismo è impressionante quindi sullo sconnesso è meglio questa cosa non l'avrei mai pensata sullo sconnesso è meglio avere lo sport piuttosto che il touring perché è meno sfrenata e quindi quando prendi gli avvalamenti tu, tutte quelle schifezze che abbiamo trovato prima ci galleggia sopra Inve invece col touring uh, 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 non, non l'avrei pensato e secondo me è forse la prima guzzi che si farà apprezzare tanto anche dai non guzzisti ecco Sì, perché comunque secondo me mantiene un che di eh, piacevole per il guzzista diciamo vecchio stile però in realtà però è, va benissimo è, è da traslato tutte le altre parti. su un livello sì. Sì. io ho, sì, ho un vecchio guzzi che infatti questa qua Diciamo che la, la trovo estremamente diversa ma in modo positivo eh, perché è molto più simile a una moto moderna e non so, il primo tocco di gas ha tanto motore ma non, ma non ha quelle vibrazioni che, che di solito un guzzi ha. Mm. Di solito quando apri la moto vibra e va. Questa qua invece va senza vibrare, va forte fin da subito, ha tanta coppia ma non, eh, ma non vibra. Esatto, che è quello poi che secondo me ne fa in effetti una, effettivamente sì, una sintesi, come dicono a Mandello, no? tra due, questi due stili di, qui abbiamo anche la Ducati, che tra l'altro sono tre moto bicilindriche, la Ducati col suo motore L, la Honda con bicindico bicilindrico parallelo Fasalto 270. Eh, infatti, per cui sono se sempre due, due vicini in una pausa, quindi tutti quanti fanno... Esatto, però diciamo che loro due, Honda e Ducati, hanno il loro utilizzo direi abbastanza definito e specifico. specifico, oltre il quale è difficile andare, posto che poi uno fa tutto con tutto, è però... Quello. Invece l'Aguzzi, tra l'altro ha le valigie che possono contenere un casco integrale, cosa che la Honda invece no. Sembra assurdo, perché se le guardi sembra il contrario. Esatto, però quelle là sono più larghe, ci sta proprio un casco dentro bene, cosa che nella Honda no. E poi nella Guzzi, secondo me, ci si trova dentro un po' più attivi nella guida. Qua siamo sulla Honda, siamo molto seduti al centro. Sulla Monster, naturalmente, è molto più caricati in avanti. Anche se non è scomoda la Monster. Erano peggio le vecchie Monster. Adesso non è un mistero che l'abbiano stravolta. Non ha più quella personalità estetica, ma va meglio da tutte le parti. Questo va detto. Sì, esatto. Sì, infatti il Guzzi, secondo me, ti permette di guidarla, magari anche spostando i pesi in modo più aggressivo. Senza farti sentire sì. fuori luogo come, come se sì. mettessi fuori il ginocchio su un'onda, su una sì, sì, sì. Infatti. Diciamo che secondo me ha una doppia, quasi doppia personalità in base a come la vuoi usare. Se La onda mi ha stupito, perché vederla così ti, ti, ti immagini più una, una GT invece è più un crossover. Beh, sì, è proprio. Beh, la posizione guida è quella da, è più simile a un Africa Twin. Eh no, sai che no? no. Perché l'Africa Twin ha le pedane avanzate, questa qui ce l'ha ce centrate. Sì, secondo me ci sono molte similarità, anche il fatto che davanti è tutta questa cosa grossa, mm. tra l'altro accentuata da, dal plexiglas che in autostrada vibra, probabilmente è tutto alzato ripara molto bene. Mm. Ecco, invece la Guzzi alla fine, vabbè, l'aerodinamica adattiva. Con... I pantaloni invernali non si sente boh, molto. mi piace molto che, che sembra di essere in aereo che sicura della velocità <ride> oh, però secondo me invece con la pioggia ripara un po' ti, ti, so. ti, ti tiene un po' più Devi asciutto, un po tutto, Vabbè, piove, perché con la modalità sport non si alzano No, e quindi io sono andato a 390 all'ora e, e non cambiava <ride> niente cioè, non, non, non ho capito però il plexigas che si alza invece di 90 mm da un po un riparo discreto rispetto sì. ovviamente alla nuda che non, non ne ha quasi nulla. E comunque le linee d'aria della Guzzi sono tutte pulite, non hai scuotimenti sì. d'aria. Sì, Mentre l'onda è peggio, l'onda o Beh, copre tutto. Oh Dio, dipende forse quanto sei alto, perché io che sono un po' più basso sì. di voi, un po' intorno al casco lo sento. So, so, anche col il Sì, alzato. sentivo l'aria sulle spalle, l'onda la, 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 la mi, mi, mi scuoteva. Sì. No, la... nel senso l'onda probabilmente ti copre di più, ma se non arriva a coprirti tutto, ti scuote un po'. Ah, sì, il sì, Guzzi sì. invece ti lascia un po' libero, ma con, con un meno. flusso d'aria sì, sì. pulito. Vabbè insomma io dovessi andare a fine giugno all'isola di Mana a vedere il TT, mi sa che dalle 3 prenderei la Guzzi, eh... andrei a... dagli inglesi a fargli vedere il nostro marchio italiano. La Honda non spiace, però rispetto all'Africa Twin c'è l'On-Off che l'Africa Twin non ha, eh. lì non, non capirò mai ah, perché succedono sì, queste cose. è vero. Sì, uno potrebbe, vorrebbe guidarla molto fluida, ma in realtà appena prendi in mano il gas, fai il tornante, che se pieghi, apri, da quello strattoncino che... Sì, infatti la cosa strana è che con la Honda che ha la catena, si sente quasi più il... cardano. Il cardano, no, il cardano <ride> che non ha, che, che non che, che non si sì. sente per niente, che è un'altra bella innovazione di questo ultimo modello. Vabbè, quindi direi che ci hanno preso abbastanza sì, non è a Mandello. No, il marketing. È marketing però con... Uh... Abbiamo anche provato una nuda sì, un po' da. estrema perché la, la, la sì. mostra era molto piccola. Siamo a 125 con, con 100 cavalli. Sì. È, è fighissima. Sì, è estremamente divertente sì. ovviamente. Molto bello, eh, bello, dipende sì. cosa Però fare. per andare all'isola di Mant, ti immagini che alla fine con la V100 fai tutto meglio. Sì. Eh sì. L'ho chiamata Le Man, eh? <ride> All'isola no. di, all eh? di Man, con di Man. No, perché c'hai eh, quella cosa arancione che si vede lì dove, dove, dove c'è la sì. l'adattiva? La, è un richiamo al Guzzi Le Gucci mm. Guzzi Le Man, isola di Man. bisogna, bisogna andarci per forza. <ride> Tra l'altro, è tutto un, perfetto. Un'ultima annotazione sui colori: che a me questi qua, grigio verde così che richiamano la tradizione, non è che mi piacciono moltissimo. Secondo me è molto più adatto quello. Il grigio mm. avanguardia, come lo chiamano, che è un bel grigio-nero con molto bold, come dicono adesso, Cacca, che secondo che, me si confa di più. Sai che a me però sono gli stessi colori che va sulla... a parte sono i colori del, di quando correva nei Gran Premio, ma la Ombobono Tenny, te la ricordi, la V11, uh, che era quel colore lì con la sella di vellutino, sai perché me la ricordo bene? Perché è stata la prima moto che ho visto a Milano, cioè la prima moto Guzzi che ho visto in una via fighetta di Milano a pigliare Aperitivo. Erano anni che, che, che non capito io ho capito che la Guzzi stava svoltando perché era davanti eh. vabbè quindi è una svolta in barmagenta di Milano c'era uno con la Omobono Tenny ho detto no con la Guzzi a fare il fighetto eh. e comunque secondo me è ancora una moto che si fa guardare se la parcheggi la questa? Gente, eh sì la gente ha piaciuto anche la Omobono no no è molto bella soprattutto bel la vista dei tre quarti posteriore con lo scaricone ah. lì così a me piace molto eh, a me piace vedere avere voi negli specchietti con quel faro e, e, e con l'aquila illuminata lì ah eh sì, molto bella eh, gran moto vabbè insomma quindi sì, ci dietro. piace ci piace bella roba Aspet aspettiamo la Stelvio l'unica cosa che ci piace un po' meno è il prezzo perché nonostante ah. tutto quello che ha su 18.000 aspetta e... però 18.000 con le borse no le borse 1000 euro in più Porca almeno si aggancia la Sono tempi forse. duri, sono 5.000 euro in più di questa qui e vabbè eh. la, la, la aia aia aia. E... Forse l'isola di Mann forse costa meno andare. Però c'è la versione non S che non ha le Ollins e tutte quelle robe lì che costa 2.500 euro. Eh, allora vorrei fare lo sconnesso con la, con la versione base a vedere se migliora. <ride> eh, eh. Eh, quello sarebbe interessante. Eh, sì. Comparativa... Comunque, visto che i prezzi esatti non ce li ricordiamo adesso: eh, uno è siamo... su 12.000, una su 14.000 e una su 18.000. Siamo troppo infreddoliti. Chiudiamo qui, che torniamo a casa con questo bel tramonto. E vi ricordiamo che in edicola sul numero di febbraio del motociclismo trovate tutti i dati, i rilevamenti e i prezzi chiave in mano di queste tre moto. Ciao.